Addio Enrico Pieri, memoria vivente di Sant'Anna. Si è spento 87 anni, il superstite simbolo dell'eccidio di Stazzema, dopo una breve malattia, ha raccontato l'orrore per anni e promosso la pace. Ricoveri e contagi in salita, ma la Toscana resta bianca. Crescono i dati della pandemia, ma la situazione negli ospedali è ancora lontana dai limiti della zona gialla. Partenza sprint per i vaccini ai bambini. Mancano infermiere e OSS, allarme del sindacato. Circa 150 addetti sanitari mancano in Versilia, soffre l'ospedale. FIALS attacca la ASL e minaccia scioperi e proteste. Quasi 400 studenti premiati dalla VVLG e torna in presenza la cerimonia di consegna delle borse di studio del Credito Cooperativo della Versilia. L'evento è il 17 dicembre a Pietrasanta. Torna il derby della Versilia, super sfida in A2 fra CGC e Forte dei Marmi sabato sera e in A2 un weekend ricco di appuntamenti in attesa del big match Forte dei Marmi Lodi. Buonasera e ben ritrovati con la nostra informazione. L'avete sentito dai titoli, è morto all'età di 87 anni Enrico Pieri, memoria vivente dell'eccidio di Sant'Anna e di Stazzema, superstite che ha raccontato per tutta la vita quanto accadde quella mattina dell'agosto del 44, uno dei portatori maggiori del messaggio di pace in Europa e nel mondo, ed è unanime il cordoglio da parte delle istituzioni e del mondo politico in queste ore. Sentiamo il nostro servizio. Si è spento Enrico Pieri, l'uomo simbolo della memoria dell'eccidio di Sant'Anna di Stazzema e dell'impegno per la pace, il superstite più attivo e testimone diretto degli orrori che si consumarono quella mattina del 12 agosto del 1944, che ha raccontato in ogni occasione possibile per tutti gli ultimi anni della sua vita. È morto dopo una breve malattia all'età di 87 anni. Era nato il 19 aprile del 1934 e aveva solo 10 anni quando le SS assalirono il borgo versiliese. Si salvò nascondendosi nel sottoscala insieme alla figlia dei vicini, perse tutta quanta la famiglia, compresa la sorellina che da 4 mesi la madre portava in grembo. Emigrato in Svizzera, dove ha vissuto per 32 anni, Enrico Pieri ha raccontato di aver subito le discriminazioni verso gli italiani. Nominato cittadino europeo dal Parlamento UE nel 2011, cavaliere al merito della Repubblica Federale Tedesca nel 2020 e commendatore della Repubblica Italiana appena un anno fa, scelto dal presidente Sergio Mattarella, che ebbe occasione di conoscere proprio a Sant'Anna nella sua visita ufficiale del febbraio 2020. Chiunque abbia mai ascoltato le sue parole in ogni cerimoniale sa che quelle erano sempre le più incisive, le più vere e autentiche. Vogliamo dire alle future generazioni, a tutti, che da quel giorno abbiamo iniziato a migliorare per tutti. Se non c'è più guerra in Europa, questo lo dobbiamo alle stragi di Sant'Anna, di Barzamotto, a quei 50 milioni di morti che sono stati la Seconda Guerra Mondiale, per lasciarci 75 anni di pace e di benessere per tutto. Perché io speravo che delle Sant'Anne non ce ne fosse più, però delle Sant'Anne ce n'è ancora tante e noi ci dobbiamo impegnare che veramente delle Sant'Anne non ce ne fosse più da nessuna parte, e anche le tragedie del mare, queste sono una cosa che non va bene. Un'eredità preziosa, quella che lascia Pieri, fatta non solo di testimonianze e racconti. 2 anni fa ha donato all'Associazione Martiri di Sant'Anna la sua casa d'infanzia, la stessa in cui fu sterminata la sua famiglia, per farne un luogo di incontri e dare spazio alle delegazioni di studenti e ricercatori che si recano al Parco Nazionale della Pace. La notizia della sua morte ha scosso tutta la Versilia e non solo, unanime il cordoglio dal mondo istituzionale. La salma di Enrico Pieri sarà esposta nella cappellina della Croce Verde di Pietrasanta. A esprimere cordoglio in una nota ufficiale non soltanto il Parco Nazionale della Pace di Sant'Anna di Stazzema, l'amministrazione comunale di Stazzema, ma anche il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Veniamo adesso invece alla situazione sanitaria, con i dati che vedono crescere ancora i ricoveri negli ospedali toscani, ma il territorio sembra lontano ancora, anzi è lontano da quanto dice oggi l'Istituto Superiore di Sanità, da un eventuale passaggio in zona gialla. Il Natale va verso la conferma in zona bianca. Facciamo il punto nel servizio. 870 nuovi contagi in un giorno in Toscana, un dato che non si registrava in termini assoluti dal 12 agosto, una cifra che racconta solo in parte l'andamento della pandemia in regione, dove il tasso di positività rimane sul 2,3% in rapporto agli oltre 38.000 tamponi eseguiti. A 2 settimane dal Natale, dunque, il virus accelera la sua corsa e si fanno inevitabilmente conti con i parametri per un eventuale ingresso della Toscana in zona gialla, passaggio che, dal monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità, è escluso almeno
meno per le prossime settimane. Il tasso di incidenza settimanale infatti è di 122,75 ogni 100.000 abitanti, quando il limite è a 50. Ma è la situazione negli ospedali che è tenuta sotto stretta osservazione. I ricoveri sono in aumento anche oggi, 334 quelli ordinari, 9 in più in un giorno, 49 le terapie intensive, più 2. Ma il tasso di occupazione si mantiene a distanza dalla soglia limite, rispettivamente del 15 e del 10%, soprattutto quella dei ricoveri ordinari. Sul fronte vaccinale ci sono buone notizie, il ritmo delle terze dosi cresce vistosamente di giorno in giorno. Giovedì in Toscana 33.000 dosi somministrate in tutto, di queste 2.500 prime dosi, più del doppio rispetto a un mese fa, quando non si superavano in media 900 prime dosi in un giorno, effetto probabilmente del Super Green Pass. E sembra partita bene anche la campagna per vaccinare i bambini fra i 5 e gli 11 anni. Le somministrazioni inizieranno il 16 dicembre, ma oggi all'apertura delle prenotazioni sono state più di 3.000 le richieste solo nei primi minuti. E rivediamo allora con attenzione i dati di oggi, facendo il quadro completo, appunto i nuovi contagiati 870 in tutta la Toscana, un tasso di positività al 2,3%, i ricoveri in crescita, li vedete, 9 in più i ricoveri attuali complessivi e 6 i decessi. Questo è il quadro completo per la provincia di Lucca, 64 i nuovi contagiati. Rimaniamo in tema sanitario perché, pur stremati da una pandemia che va avanti ormai da quasi 2 anni, gli operatori sanitari e gli infermieri mancano all'ospedale Versilia. L'allarme è del sindacato FIALS, pronto anche allo sciopero. Mancano almeno 150 persone in organico fra infermieri e OS per coprire il reale fabbisogno dell'ospedale Versilia e della zona distretto. Il grido di allarme arriva dal sindacato indipendente FIALS, il più rappresentativo all'interno della struttura di Lido di Camaiore, dove si fanno i conti con una carenza cronica di personale sanitario già sfinito da quasi 2 anni di pandemia. Il caso limite è quello della pediatria, dove hanno sospeso le ferie natalizie per carenza di personale. Il sindacato, dopo il tavolo del 7 dicembre scorso con la ASL, parla di collamento fra i vertici della sanità e la realtà. Abbiamo in forte difficoltà la parte infermieristica, che vede solamente per le lunghe assenze a vario titolo 50 infermieri e 12 OS non sostituiti, abbiamo i pensionamenti non sostituiti, abbiamo i contratti a tempo determinato non rinnovati, abbiamo cessazioni a vario titolo non rinnovate, abbiamo un monte ore di ferie non fruite importantissimo, abbiamo un numero di straordinari fatti molto alto. Sono indicatori e dati importanti che ci fanno capire che la carenza di personale oramai è drammatica. O la regione e le aziende mettono in campo delle azioni di assunzioni forti ed importanti e non con il contagocce, o se no vedremo purtroppo una sanità che è al collasso. Si fa strada il ritorno ad uno sciopero generale dopo le feste a gennaio, ma anche altre forme di protesta. Ovviamente ci rendiamo anche conto che con questi numeri, visti che stiamo lavorando con i minimi essenziali, addirittura in alcuni settori anche al di sotto dei minimi essenziali, non sarebbe neanche magari garantita la possibilità di scioperare. E quindi manifestazioni di fronte a ogni presidio ospedaliero sicuramente le faremo, e faremo anche qualche azione importante nei confronti della politica. C'è poi l'appello ai sindaci della Versilia a prendere di petto la situazione. Cercheremo di incontrare nuovamente il presidente della conferenza dei sindaci e chiedendo un impegno forte, veramente importante e forte per quanto riguarda la tutela dei nostri lavoratori. E cambiamo completamente argomento: il maltempo che ha colpito il nostro territorio, soprattutto poi in montagna, l'atteso ritorno della neve sui rilievi in Garfagnana e Alta Versilia. La neve è scesa anche in Valle del Serchio, come del resto era previsto, ma la sorpresa è stata la sua caduta anche fin sul fondovalle, con le strade, i tetti di campi dei paesi lungo il Serchio imbiancati a formare un bellissimo paesaggio che ben si presta con il periodo natalizio. Le previsioni non parlavano di neve fino a così bassa quota, ma con la neve in Valle del Serchio, a causa della sua conformazione, è sempre difficile fare previsioni accurate. La neve comunque è caduta più copiosa, soprattutto dai 600 metri in su, dove già prima di pranzo, specialmente sopra i 1000 metri di altezza, si erano arrivati a superare i 10 cm. Sulle strade, sia su quelle comunali che su quelle provinciali, sono entrati in funzione spargisale e spalaneve, a seconda delle condizioni dei collegamenti, e quindi il transito si è mantenuto assai scorrevole, pur se con le dovute cautele. Il fatto che la maggioranza degli automobilisti adottino ormai gomme invernali aiuta anche ad evitare maggiori problemi sulle strade.
Chiaramente qualche problema si è verificato soprattutto per quanto riguarda i mezzi pesanti. Da registrare infatti nel corso della mattinata il blocco del traffico all'ingresso di Castelnuovo a causa di un tir che non riusciva ad affrontare una salita. Solo grazie all'intervento dei vigili del fuoco è stato possibile ristabilire la viabilità. Chiudiamo con queste immagini che sono state girate a Renaio nel comune di Barga, porta d'ingresso sull'Appennino Tosco-Emiliano. Siamo a 1000 metri sul livello del mare e qui la coltre ha superato abbondantemente i 10 cm, richiedendo, come si vede, anche l'intervento dei mezzi spalaneve. Tornano in presenza le borse di studio della BVLG, sono quasi 400 studenti premiati dalla Banca di Credito Cooperativo della Versilia Lunigiana e Garfagnana. Sentiamo i particolari nel servizio. Tornano le borse di studio della Banca di Credito Cooperativo della Versilia Lunigiana e Garfagnana. Dopo lo stop dello scorso anno a causa delle restrizioni sanitarie, la BVLG si appresta a riportare in presenza il rito di fine anno che premia gli studenti più meritevoli del territorio. Quest'anno 383 borse di studio per circa 94.000 euro erogati da BVLG ai ragazzi meritevoli, dalla terza media alla maturità. Quattro eventi divisi per zona. Si parte martedì 14 dicembre dalla Camera di Commercio di Carrara per la zona Puana, venerdì 17 l'evento maggiore per numeri al Teatro Comunale di Pietrasanta per tutta la Versilia, il 18 dicembre a Gramolazzo per la Garfagnana e domenica 19 al Cinema Moderno di Sarzana per la zona Lunigiana. Nelle giornate dedicate agli studenti saranno presenti molti ospiti che potranno creare valore parlando di come con l'impegno si possono raggiungere traguardi importanti. In Versilia saranno presenti Jasmine Paolini, Chiara Francesconi e Elena Musetti, campionesse di tennis, beach tennis e nuoto, oltre a Luca Bertozzi, fresco vincitore del Carnevale di Viareggio 2021. A Sarzana è attesa la presenza di Stefano Mei, presidente della Federazione Italiana di Atletica Leggera e storico mezzofondista, mentre in Garfagnana sarà presente la campionessa di salto in alto Idea Pieroni. Ancora una volta, commentano dal CDA e dalla direzione della banca, vogliamo dimostrare la nostra vicinanza alle famiglie giovani, premiando coloro che dimostrano di lavorare sodo tramite gli ottimi risultati conseguiti negli studi. Spostiamoci a Stazzema adesso. Lo SPI CGL Seravezza Stazzema ha donato al plesso scolastico di Ponte Stazzemese un defibrillatore. Presenti i referenti provinciali del sindacato, l'amministrazione con l'assessora Serena Vincente, che ha ringraziato a nome della comunità il sindacato dei pensionati per questo gesto generoso. Presenti anche gli operatori della pubblica assistenza di Stazzema che hanno collaborato al progetto e che interverranno adesso per la formazione del personale insegnante e scolastico per il corretto utilizzo del defibrillatore in ambito scolastico. E qua vediamo alcuni istanti della cerimonia di questa mattina. E nella rassegna di eventi della Natale in Versilia, a Lido di Camaiore, da sabato 11 per tutte le festività, in passeggiata ci sarà animazione con hostess e Babbi Natale per consegnare dolci e omaggi ai bambini. Iniziativa di animazione del tessuto commerciale, attiva dalle 14 alle 17, organizzata dagli albergatori balneari e commercianti di Lido di Camaiore. Facciamo una brevissima pausa, torniamo tra poco con le notizie sportive del TG9 Versilia. Di nuovo insieme, ben ritrovati. In primo piano stasera c'è l'hockey su pista, tornano a sfidarsi le due versiliesi nei campionati di A2, CGC e Forte dei Marmi. Ci dice tutto Roy Lepore. Il campionato di Serie A2 di hockey su pista presenta sabato sera il derby tra 100 giovani calciatori e Forte dei Marmi al Pala Barzacchi, con i bianconeri a quota 9 in classifica dietro ai rossoblu che sono a 10, ma la squadra di Massimo Mariotta ha disputato solo 4 partite rispetto alle 7 dell'attuale capolista sarzana. Bianconeri che affrontano la gara cercando di sfruttare il fattore campo e nello stesso tempo confidano nel sostegno del suo pubblico. Nel girone A spicca il derby tra Montecchio e Roller Bassano. Per ciò che riguarda la Serie 1, a causa di alcune gare internazionali, si giocano sabato sera Montebello Vercelli Sandrigo Grosseto, domenica Correggio Bassano, tutte le altre gare mercoledì, compresa quella tra il Forte dei Marmi che riceve il Lodi dopo la sconfitta di Trissino. E a tal proposito il direttore generale Antonio Agostini lancia un appello a tutto l'ambiente rossoblu di rimanere compatto in un momento particolare della stagione, fiducioso nell'apporto dei propri tifosi alla squadra. La regular season ribadisce che non assegna titoli ma determina la griglia di Coppa Italia dei playoff. L'hockey Forte dei Marmi, ricordiamo, ha vinto comunque la Supercoppa Italiana già contro il Lodi.
Lasciamo l'hockey, veniamo adesso alla rassegna sportiva Versilia Football Planet, che ha assegnato il premio Camaiore nella giornata di giovedì all'ex campione di calcio spagnolo Luis Suarez, premiazione ufficiale che si è svolta a Milano, la presenza del presidente del Versilia Football Planet Marco Calamari, dell'assessore al turismo di Camaiore Gabriele Baldaccini, dell'ex calciatore Evaristo Beccalossi. E il premio assegnato al Pallone d'Oro 1960 è stato creato dallo scultore di Pietrasanta Matteo Castagnini, già assegnato a molti altri talenti importanti. È stato scelto appunto l'ex Pallone d'Oro per la grande carriera di un calciatore che ha fatto la storia del calcio, si legge nelle motivazioni, ma anche per aver vissuto e contribuito a creare un calcio d'altri tempi, fatto di passione, divertimento e fatica. Questo riconoscimento dato dall'associazione sportiva che promuove il calcio come un gioco lontano dal business di oggi, Versilia Football Planet, progetto speso e ripreso anche da Noi TV in questi anni, vede il legame a questo punto con il comune di Camaiore e anche con il format televisivo Palla al Centro, in onda su Noi TV ogni martedì, e anche con il Camaiore Calcio, un progetto che va avanti, che si è quest'anno concluso con la consegna del premio che vediamo in queste foto. È tutto anche per lo sport, tra pochissimo con gli eventuali aggiornamenti. Di nuovo insieme, ben ritrovati. Non ci sono aggiornamenti di cronaca, non abbiamo altre notizie, dunque mi fermo qua con questa edizione del telegiornale. Vi ringrazio dell'attenzione, vi auguro una buona serata.